Tra i settori più pesantemente colpiti dal punto di vista economico dalla pandemia vi è sicuramente quello delle piscine e adesso devono affrontare anche il caro bollette, quindi alta l'adesione anche in Toscana alla protesta dei gestori aderenti alla WISP. Sentiamo Andrea Marotta. È un aumento appunto del 50% con tutte le restrizioni, con una diminuzione invece del 50% delle utenze che viene in piscina. Si riassume così il motivo di una serrata inedita a livello nazionale, quella delle piscine. 4 milioni di appassionati, secondo un'indagine Ipsos del 2016, lo sport più praticato in Italia e tra i più amati in Toscana, dove le WISP di Firenze e Siena hanno aderito alla protesta del coordinamento gestori. Piace, oggi siamo chiusi. Se una piscina media spende 20.000 euro, chiaramente con rincaro bollette arriva a 30.000, perché è il 50% in più, è la somma, è matematica. Il caro bollette è insomma la goccia che fa traboccare il vaso in un settore che vive sulle lezioni e sul nuoto libero più che sull'agonismo, ma che sconta costi altissimi di gestione. Conto davvero salato in pandemia, 10 mesi di chiusura su 23, obbligo di Green Pass, limiti al 40% per la capienza negli spogliatoi, quarantene, isolamenti, disdette. E chi non si segna perché per paura di non disire, di non perdere magari soldi, non perdere appunto la frequenza in piscina, disdisce. Protesta ma anche proposta, non chiedono solo ristori, 150 milioni e un intervento sul caro bollette, ma soprattutto incentivi per l'efficienza energetica con l'estensione dell'ecobonus 110%, interventi sempre più urgenti però. Non credo che si riesca veramente ad arrivare nemmeno alla parte estiva, perché ora come ora è veramente drammatico e tutto questo, il comparto che preoccupa di più è anche quello lavorativo.